Bene ragazzi, bentornati a questo nuovissimo video di House of Vape. Oggi vi vado a parlare di una mod meccanica, la Tarantula Mod. Ma prima, sigla. Bene ragazzi, questa è la confezione della Tarantula Mod, una scatoletta in legno tipo scrigno e già questo mi piace molto. Si apre da qua e dentro andiamo a trovare la Tarantula Mod. Andiamo a vederla un po' più da vicino. Bene ragazzi, questa è la Tarantula Mod fatta in legno e con le rifiniture fatte tutte a mano. Come potete vedere, con sportellino sempre con disegnati gli ingranaggi e il buco per andare poi a sconcare. Tre calamite da un lato per tenere fermo lo sportellino. Io dentro ho già del liquido perché comunque l'avevo già usata. Abbiamo lamelle placcate argento, boccetta da 10 ml. La particolarità di questa box è proprio questa, sta nel tasto. Praticamente, andando a girare l'elettina qua, in ottone, come potete vedere, così all'esterno, e praticamente se io vado a fare l'attivazione non tocca nel tasto, quindi se la volete mettere in tasca questa non vi si attiva. Poi, per riuscire a farla riandare, basta girare la levettina verso il tasto e il tasto si va a appoggiare in battuta. Vaschetta con attacco 510, buco per far passare il liquido, tasto sporgente con simbolo della Tarantula Mod. Potete andare a visitare la pagina Facebook Tarantula Box Mod. Direi che andiamo alla prova di svapo e ai miei personali pareri. Bene ragazzi, questa era la Tarantula Box Mod. Io dentro ho fatto una resistenza in acciaio. Il liquido torna anche bene giù nella vaschetta e bagna molto bene, devo dire la verità. La scelta del modder di mettere una boccetta in silicone un po' più rigida di quelle che mettono di solito nelle altre box, secondo me è stata una bella scelta perché per chi come me gli piace sconcare un po' più forte o sconca schiacciando forte, questa qua secondo me la boccetta è l'ideale. Ragazzi, io devo dire la verità, il design mi piace moltissimo. Questo modello qua ha il prezzo di 150 euro più o meno, quindi un prezzo più che ragionevole per tutte queste rifiniture fatte a mano. La box si presenta bene, l'unico difetto che io posso trovare, almeno nella mia, per quanto riguarda la mia box, ogni tanto a me mi si blocca il tasto, ma è una cosa che succede di raro. Io a Tarantula Mod gli do un bel 10 perché è una box spettacolare, non vedo nessun, onestamente non trovo neanche un difetto. Il tasto lo fa il mio, ma forse perché era nuovo, non ha nessun difetto, ragazzi. Le rifiniture fatte a mano spaccano, secondo me sono una bomba. Bene, ragazzi, niente, questa era Tarantula Mod. Se il video vi è piaciuto, vi invito a mettere un bel mi piace e di iscrivervi al canale YouTube. Con l'ultima svapata, vi saluto.